Di nuovo insieme ragazzi, allora oggi andiamo a creare una linea di basso, una linea di walking su un accordo statico. Si dice statico quando un accordo dura più battute. Restiamo, va benissimo il brano su what per chi si approccia agli standard, per chi si approccia a questo tipo di walking, poiché ci sono. Come vedete nella struttura 16 battute di re minore, 8 di mi bemolle, 3 8 di re minore. Questa è la struttura completa del giro di su what. Quindi come approcciarsi a questo tipo di walking quando un accordo appunto perdura più battute? Ovviamente non si può pensare di suonare 16 battute usando solo le note dell'arpeggio, eccetera. Quindi bisogna pensare a tutte le varie opzioni che abbiamo, quindi oltre alle note appunto dell'accordo, quindi in questo caso re fa la do su re minore, mi bemolle, sol bemolle, la bemolle e re bemolle su mi bemolle minore, abbiamo detto cromatismi, quindi note di passaggio cromatiche, l'aggiunta di ghost, di variazioni ritmiche, ottavi, terzine, terzine di ottavi, terzine di quarti, poi abbiamo parlato di scale. Su un re minore ho diverse possibilità, mi viene subito in mente le scale minori più, diciamo, più suonate, più famose, no? In modo di dire, però nel jazz tendenzialmente si usa la scala dorica, quindi re minore, mi, fa, sol, la, si, do, re, oppure la minore armonica, che è come avete visto per chi ha preso anche il corso di armonia, una scala minore con la settima maggiore, quindi pure la minore melodica che è identica però con la sesta maggiore, quindi come sentirete nell'esperienza poi che avrete nell'ambito del walking, del jazz, eccetera, la minore naturale è meno suonata. Quindi proviamo a costruire una linea inserendo su una base questi elementi e scegliendo le varie scale in determinati momenti del brano. Mando la base, parto semplice. Thank you.
già inserendo tutti gli elementi che abbiamo visto, ora non ho suonato proprio benissimo perché da questa cassettina sento molto di quello che succede sotto, ma comunque la differenza ovviamente tra il suonare cordale, quindi solo le note dell'accordo, e aggiungere tutti questi elementi, stando sempre attenti a quello che questa è una base, ma poi nella realtà c'è magari l'improvvisazione, c'è l'esposizione del tema, quindi bisogna sempre suonare anche e soprattutto in relazione a cosa fanno gli altri musicisti, quindi aggiungere troppa roba spesso può essere, invece che una cosa positiva, tutt'altro può rompere le scatole sia all'ascoltatore che agli altri musicisti. Quindi benissimo anche le linee semplici. Anzi, soprattutto vengono richieste dagli stessi improvvisatori o insomma dagli altri musicisti, e benissimo aggiungere gli elementi, ma in determinate circostanze, col criterio e senza voler strafare. Questo è il mio consiglio. Quindi anche per oggi è tutto, e divertitevi a sperimentare il più possibile. Alla prossima lezione, grazie ancora.